Stiamo attraversando lo scudo. La questione è proprio lui come le 12 che ci appartiene nei miei crocetti e che è stata domenicata. Proponente non fa Giannelli. C'è la tua. C'è Giannelli, una sua interrogazione. Sono qua. Hai capito? Fai capire. Sono scritto consigliere comunale, premesso, che in città esiste da anni un immobile, comunemente noto come ex supercinema, abbandonato da quasi 25 anni, che da metà degli anni 80, a seguito della chiusura del cinema, la proprietà anche attraverso progetti diversi per loro, cerca di ristrutturare l'edificio superficiale, che è venuta a margine sommaria all'attuale situazione di stallo tra le questioni normative, poco chiare, discutibili o meno, tali comunque da bloccare gli iniziative di trasformazione. E chiamo il relatore generale per il progetto di iniziativa a consentire l'esecuzione di un ulteriore volume di sopra delle ex sale cinematografiche. Ma, nonostante negli ultimi anni sia stato approvato molte varianti, nessuno ha mai introdotto norme specifiche che risolvono il problema. Che la proprietà, ottenendo un importante risultato per la rinascita commerciale del centro città, avrebbe l'opportunità di inserire la prima fiera degli immobili in un supermercato alimentare del quartiere, ma resta bloccata dall'iniziativa. Che, nonostante l'impegno anche del lavoro della proprietà a mantenere ordinato gli immobili, l'angolo di questo fatto importantissimo nel centro città resta in una condizione di decoro insopportabile. Interroga il sindaco per sapere per quale motivo le domande per ottenere permesso in condizione delle istituzioni sulla redazione degli immobili in oggetto non abbiano ancora avuto esito favorevole e con intenda fare comune per risolvere i problemi legati all'interpretazione delle domande e o delle questioni che bloccano l'iniziativa. Francesco Giannetti, consigliere e assessore del nostro. Per quanto riguarda la parte del volume esistente, i proponenti hanno già rilasciato una proposta che potrebbero partire. E quindi potrebbero attivare la superficie commerciale e tutto quel volume che loro stessi, per il quale loro stessi hanno presentato la domanda edificatoria per un primo lotto, con una concessione già ritirata. Comunque, per inquadrare tutto il problema, il 26 luglio del 2010 viene presentata una prima domanda di permesso di costruire per la riedificazione del complesso. In quella domanda viene prevista la ristrutturazione dell'attuale edificio, attuando in parte una demolizione con ricostruzione e la costruzione sulla parte sud dello stesso, quindi in allineamento con la cortina di fondo della piazzetta, una parte in sovraelevazione, in pratica una torre residenziale di ulteriori 6 piani, applicando per questa parte quanto previsto dal piano casa. Prima della conclusione dell'istruttoria, il 13 del 5 del 2011, la domanda viene ridimensionata e riferita solo ad un primo lotto, perché gli stessi proponenti la ritirano. Nella domanda del primo lotto viene prevista appunto l'intervento su quello che è il volume che ad oggi noi vediamo e in questo caso viene presentata la domanda per la ristrutturazione dello stesso con queste destinazioni, un piano interrato, un piano primo e un piano secondo. Il progetto prevede la formazione di spazi commerciali al piano terra, un supermercato di superficie inferiore ai 400 metri quadri e la monetizzazione dei relativi parcheggi, come previsto dalla norma. Al piano interrato la formazione di spazi di servizio dell'attuale attività commerciale ed autorimesse per gli spazi direzionali e residenziali dei piani superiori. Al piano terra, oltre agli spazi commerciali, una parte di spazi per autorimesse. Al primo piano spazi direzionali e autorimesse e al secondo piano residenza. In pratica questa seconda domanda interessa il volume che noi oggi vediamo, quello esistente, e per questa domanda viene rilasciato il permesso di costruire in data 23 del 5 del 2011. Quindi i proprietari hanno il permesso di costruire relativo al volume ad oggi esistente con queste destinazioni, lo hanno ritirato e potrebbero partire a fare i lavori anche domani, cioè sta nella loro facoltà iniziare i lavori. Successivamente viene presentata una prima richiesta per il secondo lotto, cioè per la parte in sopraelevazione, nella quale appunto viene fatta la richiesta di costruire ulteriori 6 piani rispetto ai 3 già esistenti fuori terra e questa domanda risale al 10 agosto del 2011. Questa
parte, questo secondo lotto è stato predisposto in applicazione alle disposizioni straordinarie di cui all'articolo 57 e 58 della legge regionale 19 del 2009, ovvero al piano casa. La domanda è stata archiviata su richiesta degli stessi proponenti in data 7 febbraio 2012, perché vi erano dei problemi che erano emersi durante gli istruttori. Quindi una prima volta i richiedenti l'archiviano, chiedono l'archiviazione. Dopodiché viene rinnovata la richiesta con una nuova richiesta di permesso di costruire. Durante l'istruttoria emergono tutta una serie di problematiche di conformità, in parte superate da pareri legali e da indirizzi operativi e in parte non risolte, tale per cui viene dato il prediniego dell'istanza che è già stato notificato agli interessati. Quindi ad oggi la situazione è che loro hanno permesso di costruire relativo al primo lotto, che è il volume esistente. Per quanto riguarda il secondo lotto, cioè quello che va in applicazione rispetto al piano casa, che vuol dire in deroga rispetto agli strumenti urbanistici del piano regolatore, eccetera, che prevede l'aumento di cubatura del 35% rispetto a quanto esistente, su questa parte ci sono delle posizioni diverse, tanto è vero che questo secondo lotto ha avuto il prediniego da parte degli uffici. Grazie. Gli ipermercati, devi prendere la macchina da fuori, poi spendi
cose, cioè, vedi che lì vai, fai da preso un c'è, eccetera, però lì non parte se non c'è, capisci, se non c'è una sicurezza. Allora, per un verso sono soddisfatto, per l'altro chiedo se non sia possibile, anzi, chiedo formalmente un incontro tra lei, che oltre ad essere brava, preparata e anche sempre così disponibile, e la proprietà, per trovare un sistema che bypassi queste norme guardie. Cioè, non lo so, da terzo mondo, e lei lo sa bene perché anche lei fa la presenza. Allora, la mia è una raccomandazione, vi chiedo di fare questo, chiamate, non dico che la proprietà, come lo sapete bene, è una proprietà difficile sicuramente, però dico, cerchiamo di risolvere che quell'angolo lì, unito a quell'orribile piazzetta con quei parcheggi che hanno giorni, è un posto molto importante. Ci sono delle persone che lo percorrono tutti i giorni, due o tre volte al giorno, per andare a casa, andare a lavorare, e si rendono conto che Viale Consenti è uno degli assi più importanti della città, ma non può avere un immobile. Oggi che c'è una libreria vaticana, decorosa, può essere anche piacere, ma non lo mette, per esempio, ci sono, che la situazione è qualcosa. Quindi questo senso assessore, non so se sia formalmente possibile che io chieda qualcosa con l'interrogazione, però la prego, la proprietà sarebbe interessata a cercare di sedersi insieme e risolvere il problema. Grazie.